L'Akragas, con due giornate d'anticipo, è promossa nel campionato di Lega Pro. È il rientro, dopo oltre 30 anni, nella ex Serie C1. Le interviste al nostro microfono. Dario Piparo. Il termine basilare più ripetuto e probabilmente maggiormente consono è storia. L'Akragas Calcio sancisce un ricordo, istituisce una data, quella del 26 aprile 2015, stipula un accordo con il tempo e rimanda ai posteri immagini, gioie, video e tanto tanto sport. Quello che il quotidiano toglie lo sport restituisce. La città che piange è la stessa che oggi festeggia, che saltella per le strade di Agrigento, che accompagna urla e cori con clacson e trombette in una sinfonia di perfetta comunione. Il bianco l'azzurro dominano sugli abiti e sulle bandiere, da Roccella Ionica, cittadina calabra del 38esimo parallelo nord e così via fino ad Agrigento, laddove finisce la terra italica, la suola dello stivale quasi sempre calpestata. È una festa infinita di carovane e passioni, più di 1000 in Calabria già dalle prime ore del mattino, almeno il doppio poi in Piazza Stazione, quando poco dopo la mezzanotte arriva il pullman dei giganti, staff, collaboratori, giocatori, tutti trascinati in una parata indomita fino allo stadio Esseneto. Una gioia immensa che abbiamo vissuto proprio con la promozione dell'Akragas Lega Pro, che è un sogno che ad Agrigento si rincorre da 32 anni, una cosa meravigliosa, una sensazione bellissima che ci riempie veramente di orgoglio e ci ripaga di tanti sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Io ricordo che 4 anni fa l'Akragas militava in un campionato di eccellenza, ma militava anche in brutte acque, quindi abbiamo ripreso in mano questa società, l'abbiamo sanata e l'abbiamo portata con un progetto serio a questa promozione, che è una promozione storica e che manca da Agrigento da 32 anni. La prima cosa che ha pensato non appena aperto gli occhi questa mattina, qual è stata? Ma quella di essere orgoglioso di aver contribuito a questa promozione e di aver dato grande gioia ed emozione a migliaia e migliaia di sportivi agrigentini. È chiaro che ora noi dobbiamo sederci attorno a un tavolo e programmare seriamente la prossima stagione, perché la Lega Pro è una serie professionistica che ha delle regole precise e vanno rispettate. È chiaro che noi pianificheremo questa Lega Pro in maniera dignitosa, per come abbiamo fatto in questi anni, perché il progetto Akragas non può finire qui, il progetto Akragas deve continuare ancora. Quanto riguarda la festa, Presidente, ieri sera quali sono state le sue emozioni nel convivere con centinaia di agrigentine, prima in Calabria, poi qua ad Agrigento fino a notte fonda? Ma la festa è iniziata subito dopo la partita, c'è stata una grande festa anche sul traghetto di Messina, tra Villa San Giovanni e Messina, poi negli autogrill dell'autostrada per Agrigento, ma la cosa più emozionante è stata quella folla di tifosi che abbiamo trovato in Piazza Stazione, che ci ha accompagnato in corteo a piedi fino allo stadio, i fuochi d'artificio, l'entusiasmo, questa veramente è una gioia che io ho provato, perché significa che abbiamo contribuito a ridare orgoglio agli agrigentini e agli acragantini per quello che è il mondo dello sport e del calcio. Un Agrigento in festa da ieri, tutta stanotte, stamattina per la città, tutta gente parla di Akragas, è una cosa bellissima vedere questa, è emozionante veramente. E un ringraziamento va a tutti quanti, perché al pubblico, alla tifoseria, per i sacrifici, i dirigenti, staff tecnico, la squadra, il nostro mister Feola, che va un ringraziamento anche a lui, in merito di tutti quanti che siamo riusciti a portare con tanti sacrifici, sacrificando tutto, la parte economica, la parte di impegni familiari e tutto quanto. Chiedo, qual è l'immagine più bella che si porterà dietro di questa stagione, di questa cavalcata straordinaria? L'immagine più bella e commovente sono i tifosi ieri allo stadio, che dal primo all'ultimo minuto incessantemente hanno sostenuto la squadra e anche la città. E veramente mi è venuta la pelle d'oca, perché c'ero 32 anni fa e ci sono adesso, ed è una gioia indescrivibile. Da domani l'Akragas come comincerà a lavorare in vista di questa stagione che, appunto per il traguardo storico, sarà storica a sua volta? Deve continuare il lavoro svolto in questi anni, chiaramente ci sarà da ampliare quello che è l'assetto societario,
da ampliare la capienza dello stadio, da puntare sui giovani, c'è molto da fare e anche su questo sono particolarmente fiducioso. C'è la possibilità che grosse cordate possano interessarsi a questo progetto che comincia a fare gola? Io sono dell'idea, già siamo stati contattati da diversi soggetti perché è chiaro che è una piazza importante e prestigiosa. Io sono certo che l'Acragas continuerà questo progetto che sarà condiviso certamente da forze imprenditoriali importanti a livello nazionale.